You can- CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti eco-sostenibili. IQ Total Look, uomo e donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti e San Giustino, località Dogana. Montone, che vuol seguire la scia della capolista Pierantonio, la squadra arietana in serie positiva da sei giornate, dove ha totalizzato cinque vittorie e un pareggio. Non perde dal 23 ottobre in casa del Castel del Piano, ma oggi la gara. È da prendere con le molle contro la marra San Feliciano che sta risalendo la classifica. e Nelle ultime due trasferte sul campo di piccione, e in casa della città di Castello San Secondo ha totalizzato due vittorie. Partita nella partita per il tecnico Leonardo Tempesta, che è stato allenatore della marra San Feliciano nelle passate stagioni. Per lui oggi non può essere una partita come tutte le altre. Nel Marra Santeliciano manca Brizioli, infortunato di lungo corso. Nel Montone gli ultimi arrivati non giocano. Landi parte dalla panchina ma già aveva esordito domenica Agualdo, così come Pedini che non va neanche in panchina. Parte subito forte la Marra che colleziona due calci d'angolo che non sortiscono effetto. Con il passare dei minuti cresce l'intensità della... Gara, ma solo possesso palla, di azioni da reti neanche l'ombra, almeno fino alle diciannovesimo quando la Marra batteva il terzo calcio d'angolo dalla bandierina Bartoccini metteva in aria con Turiziani che svettava e batteva imparabilmente Pastore con la difesa del montone che si era fermata. La replica dei padroni di casa era un'incursione di Scarselli con il tiro che veniva deviato in angolo dal portiere Francesco Cocchini. Alla mezz'ora ancora Montone con la progressione di Manuali e il suo tiro che Francesco Cocchini riusciva a respingere. Con il passare dei minuti il Montone cresceva e aumentava la pressione offensiva anche perché complice l'infortunio di Basurli entrava Landi che andava ad affiancare Manuali come punta centrale con Missaia e Scarselli più aperti lateralmente. Quindi montone a trazione anteriore, ma oggi con le polveri bagnate. Al 43 intanto si rifaceva viva anche la marra con una conclusione di Bartoccini che finiva fuori dallo specchio della porta. Il primo tempo era tutto qui, iniziava la ripresa e la marra raddoppiava con il pallonetto di Piccioli. Che eh, Fodaroni e Carnevali provavano a intercettare senza riuscirci. Montone sotto 2-0. a 0, Al 15 lungo, traversone di Fodaroni con Landi in leggero ritardo all'appuntamento. Al ventiduesimo della ripresa, Lamarra metteva la partita in cassaforte con questo straordinario calcio di punizione di Miccio con Pastore che rimaneva sorpreso dalla conclusione, dalla lunga distanza. Passavano pochi minuti e anche il Montoni trovava il gol con Corradini che entrava scomposto in aria su De Benedictis dal dischetto Basri realizzava. Con Francesco Cocchini che intercettava, ma non riusciva a respingere il tiro. Al 32 ⁇ esimo bella parata di Pastore su deviazione ravvicinata di Federici che mancava il gol del KO. Poi al 34 ⁇ cross di Basdrei a centroarea, tiro di Dellerina rimpallato, palla a Landi, gran tiro e traversa piena. Infine al 40 ⁇ lungo calcio di punizione di Fodaroni. Ubaldi impattava bene a centroarea ma era bravo Francesco Cocchini a fermare la sfera. Mister Michele Gelosia, una buona prestazione e una grande vittoria. Sì, su un campo molto difficile, con la seconda in classifica, eh, a pochi giorni da un'altra battaglia che abbiamo fatto col Padule dove abbiamo fatto un ottimo pareggio, siamo molto soddisfatti, la squadra ha reagito bene, ha fatto una partita buona sul piano della qualità e ottima anche sul piano dell'intensità, della voglia, della cattiveria, siamo veramente soddisfatti. Ti chiedo, se siete anche voi per i playoff? Noi finora non abbiamo avuto un rendimento abbastanza costante per poterlo pensare. Mi auguro che questi risultati che stiamo facendo, che era un po' quello che ci mancava: dei risultati con squadre di alta classifica, ci possano dare anche la fiducia per provare a fare qualcosa meglio. Intanto oggi abbiamo allontanato ulteriormente la zona playout, che è una cosa molto importante. E se continuiamo a lavorare così, perché no, possiamo anche avvicinare e provare a avvicinare zone più alte. Insomma, da vincere contro la tua ex squadra? Sei deluso? Ma vabbè, a parte l'ex squadra, insomma, fa piacere quello, magari di incontrarne tante, vuol dire che alleniamo per tanti anni. No, loro sono arrivati con piglio migliore del nostro. Se era una partita, sì, da vincere come tutte, alla fine, insomma, lo stiamo facendo un bel cammino, quindi ci sta di, di inciampare in una partita dove magari abbiamo giocato. No, avevamo un po' di, di problemini, come ce l'hanno avuti sicuramente loro tra l'influenza e vari, quindi eravamo un po' sottotono. Quindi ci può stare con grande tranquillità. La prendiamo quando arriva una squadra campiglio, come è arrivata la Marra oggi. Abbiamo visto che facciamo fatica, quindi dobbiamo stare al centro sempre. È domenica c'è il Tavernelli. Eh, domenica è un'altra bella battaglia, sono un altro bel campo, però ti ripeto: mh, dobbiamo, dobbiamo guardare noi, alla fine dobbiamo fare i punti per noi, c'è tutto giro un giro di ritorno, mancando dell'andata, è lunghissimo ancora, quindi vediamo che succede.